siamo quasi all'ultima punta più alta della Scozia. Ho trovato la casa dei miei sogni. È bellissimo. Il paesino non esiste perché sono quattro case. Ma però quattro nel senso che sono quattro. Quattro. Siamo in mezzo a nulla e la cosa mi preoccupa perché non ci saranno benzinai, non ci saranno supermercati, c'è solo questo. Oggi pasta e fagioli. Qua in Scozia fa freddino, perciò zuppa calda, molto semplice. Riscalda e tira su. Bolle! No! E dove è? No! E io l'ho adotta? Tanto è là che galleggia. Tanto è mia, tanto rimane il mio. Ora la butto al lago di Loch Ness. No. Lei niente latte e niente pasta e fagioli. No. Con i cucchiaini di plastica. Un altro minutino. Questa è la nostra postazione da pranzo sul lago. Dai. Cosa? Questa è proprietà di mio zio. Lo sai? Ness, il mostro. Eccoci lo di mio zio. Cioè, gliel'ho regalato mio zio che c'ha la mamma. Sono pronto. Sì, ma levatevi però! Ho paura che se le supero mi... o si confondono e vanno... non lo so... mi suono. No, ora si mettono lo slargo, sicuramente. Vediamo se sono intelligenti. Mischine, gli stanno vedendo gli infatti. Dai! Sì, sono andato nel loro casetto. Ciao, pecorella! Giono Groz è una località dell'estremo nord-est della Scozia e conta circa 300 abitanti. Sin dal 400 è considerato il luogo più a nord del Regno Unito. Secondo una leggenda locale, il nome Groz si riferisce al costo del passaggio in traghetto, un grot, cioè una moneta d'argento scozzese del valore di 4 centesimi. Questo villaggio offre uno scenario ancora incontaminato ed è riconosciuto come uno dei migliori posti del Regno Unito dove è possibile vedere i pinguini atlantici durante la loro stagione riproduttiva,
che avviene tra il mese di maggio e il mese di luglio. Da Giono Groz partono i traghetti diretti alle isole Orcadi, che offrono ai turisti la possibilità di passare una giornata visitando le isole, ma anche la possibilità di vedere le foche grigie, le lontre marine e le orche assassine che vengono avvistate regolarmente al largo della costa. Siamo in mezzo a nulla da circa due ore e mezza, e a quanto pare il MAPS ci dice che lo saremo ancora per parecchio tempo, almeno per 4 ore, e la cosa mi preoccupa perché non ci saranno benzinai, non ci saranno supermercati, c'è solo questo. Speriamo bene. Tu che dici? Ragazzi, salve. Abbiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sì. Speriamo che siate in molti. On One Life Trip, il nostro canale, la nostra pagina Facebook. Ricapitoliamo un attimino. Come vedete è quasi sera. Stiamo preparando la carne per la cena. Abbiamo trovato diciamo il posticino per mangiare e dormire questa notte. Siamo nel bel mezzo di un ponte a nord della Scozia. Siamo praticamente nella parte più alta della Scozia ancora e stiamo girando tutta la costa, stiamo percorrendo questo nome? Siamo a lingua. Diciamo che il paesino non esiste perché sono 4 case. Ma 4 nel senso che sono 4. Quattro, con 4 persone. Sarà padre, madre, figli e nipoti. E niente, stiamo percorrendo queste 500 miglia da costa a costa. 500 miglia. Da Inverness a Inverness in teoria, ma noi non torneremo a Inverness. Ne faremo. Faremo tutta la costa nord e ovest. E poi scenderemo giù, questo percorso si chiama NC500. Oggi abbiamo camminato tantissimo, con la paura di rimanere senza benzina. Diciamo che stiamo attraversando un percorso dove c'è nulla, sono solo paesaggi. Vedere, questo è il paesaggio. Fermarsi con la macchina diventa un po' ripetitivo perché sono tutti laghi, tutte vallate. Lato mare, comunque sempre. Quindi molte riprese noi le stiamo facendo dalla macchina. Tranne per le mete prestabilite, o come Edimburgo, o come Loch Ness. Sensazione di oggi? Molto rilassante in realtà, perché essendo un paesaggio così naturalistico rilassa alla fine, non è una cosa stressante, anche se io sto guidando ma non mi sto stressando per niente. Sì, poi l'acqua è onnipresente in questo paese, nel senso sì, che è l'elemento naturale della Scozia. Sì, l'acqua. Fiumi, laghi, pioggia, cascate, c'è di tutto. Esatto. Quindi quest'acqua che scorre e noi che viaggiamo è un po' il percorso della vita. Mm-mm. Che facciamo tutti. Il nostro One Life Trip. È infatti un viaggio nel viaggio. Un viaggio infatti, nella vita. Noi non abbiamo mai spiegato perché abbiamo dato questo nome al nostro progetto, però in realtà è questo il concetto. È un viaggio della vita, un One Life Trip.
Ed è bello se uno lo fa. Un viaggio perché inteso come vita. Come vita, sì, come vita, ma anche come esperienze. Tutto quello che uno impara e conosce durante tutto il viaggio della vita. Ora scendiamo. Esatto. Poi ci prepariamo, apriamo il nostro lettuccio. Come di consueto. E facciamo bobuccia, riposiamo e domani mattina è un altro giorno.